Vediamo che cosa significa quando un individuo appartiene a una specie. Per comprendere questo dobbiamo avere ben chiaro il concetto di specie. Sappiamo tutti quanti di appartenere alla specie Homo sapiens. Che vuol dire tutto questo? Il primo a proporre il concetto di specie fu il conte Georges-Louis Leclerc de Buffon, che ideò un concetto binomiale, ovvero ogni specie doveva avere un nome che la identifica e un secondo nome che la specifica, appunto da cui specie. Questo concetto fu poi rielaborato e migliorato da Carl Linnaeus, che viene detto in italiano Linneo, e che approfittò dell'idea di Leclerc e mise su tutti gli animali e piante che riuscì a trovare la lettera L per indicare fatto da Linneo. In pratica il concetto era che ogni creatura doveva avere un nome che lo identificava, ma anche una specie che lo sub-identificava. Perché la specie? Perché in molte creature era necessario, in quanto alcune creature prima di tutto sono molto simili eppure diverse tra loro, in alcuni casi sono diversissime tra loro, anche appartenendo alla stessa specie. Possiamo vedere qua, per esempio, una formica regina e una formica operaia e vediamo che pur appartenendo alla stessa specie si assomigliano veramente poco. Oppure un dimorfismo sessuale forte, come questi due pesci, dove c'è il pesce combattente maschio che ha queste pinne lunghissime e meravigliose e la femmina che invece è molto poco appariscente, proprio perché il maschio deve attirare la femmina con i suoi colori. O per gli stadi, nel caso della zanzara, dove abbiamo uno stadio larvale che non ha niente in comune con l'animale adulto. Effettivamente tutte queste meraviglie naturali misero in grande difficoltà i biologi di un tempo, perché effettivamente non si capiva, ma come fa una specie a non interagire con un'altra specie o invece a interagire con un'altra specie? Lo stesso concetto di specie non esisteva e quindi anche la vita stessa era un po' confusa, quindi si cercava di fare incroci fra varie creature e si riusciva anche a farli ovviamente. Finché non si comprese che c'erano creature che si potevano incrociare, quelle molto simili fra loro, e creature che invece per niente potevano incrociarsi. Un cane e un lupo possono incrociarsi. E quindi appartengono alla stessa specie? Per certi versi sì. Ma altri animali, pur essendo simili, non riescono per nessun motivo a produrre una prole che possa andare avanti. E che sembra strano, perché uno dice, vabbè, ma questi due animali sono abbastanza simili. Per esempio una volpe e un lupo non sono così diversi. Certo le dimensioni, ma si potrebbe cercare un animale simile, ma non riescono a produrre prole. Il concetto è rimasto fumoso per molto tempo. Noi utilizziamo oggi il termine ideato dal dottor Mayr, il quale è: le specie sono gruppi di popolazioni naturali realmente o potenzialmente interfecondi e riproduttivamente isolati da altri gruppi analoghi. Frase meravigliosa, molto complessa. Prima di tutto la semplifichiamo e diciamo che due individui appartengono alla stessa specie se producono prole feconda, il che vuol dire che se non lo fanno, non appartengono alla stessa specie. L'esempio più normale che viene in mente è il cavallo e l'asino, che producono una prole, ma questa prole è sterile e non può dare origine a altri incroci. Homo sapiens può incrociarsi con altri Homo, se non fosse che Homo sapiens ha praticamente distrutto tutti gli altri generi di Homo ed è rimasto solo Homo sapiens. È molto probabile, per non dire che è certo, per esempio, che Homo sapiens e Homo neanderthalensis abbiano avuto dei discendenti in comune di cui noi siamo la prova vivente. Quello che ha detto Mayr di importante sono due concetti. Il primo è che una specie appunto non può produrre prole feconda. Questo è il primo molto importante elemento. La frase di Mayr: le specie sono gruppi di popolazioni naturali realmente o potenzialmente interfecondi, vuol dire che se abitano la stessa area possono incrociarsi fra loro, possono anche non farlo. Se lo fanno però la loro prole è feconda. Una specie
si ottiene appunto per il meccanismo della speciazione, ha due strade: o va avanti, si evolve e produce magari una nuova specie, o continua con una specie se la specie è efficiente, o si estingue. Non ci sono altre possibilità. Vediamo qua, per esempio, due zebre di specie differenti. Una è la zebra di Burchell e l'altra è la zebra di Greville. Se può sembrare che siano identiche, è perché, chiaro, sono molto vicini, imparentate molto vicini fra loro, eppure il loro manto non è diverso per caso e sono due specie differenti. Stessa cosa appunto fra cani e lupi. La spiegazione di perché i cani possono incrociarsi con i lupi è che i cani di fatto in natura non esistono, sono stati costruiti dagli esseri umani prendendo dei lupi e incrociandoli a seconda di quello che ci serviva, ma non è mai nato un animale cane. È diventato così perché gli esseri umani ci hanno lavorato sopra. E il motivo per cui cani e lupi possono incrociarsi vuol dire che appartengono alla stessa specie? Effettivamente sì. Ultima nota: per fortuna, essendo latini, la maggior parte dei nomi che sono in latino sono per noi abbastanza evidenti. Canis lupus, qualsiasi italiano può capire che si sta riferendo al lupo. Un inglese che chiama questo animale wolf non ha relazione con il nome. Alla stessa maniera, l'ape, Apis mellifera, è abbastanza evidente che si sta parlando di ape. In inglese si dice bee, e la stessa cosa vale per quasi tutti gli animali. Uso l'inglese perché è una lingua che si conosce. Questo concetto di specie è alla base di tutto quello che è la classificazione degli organismi.